continua a essere presa come modello, insomma, questa società. Oggi è l'ennesima occasione per parlarne di fronte agli studenti. Sì, noi siamo qua per imparare, perché siamo giovani e abbiamo bisogno di conoscere molte cose, però questo invito ci riempie di orgoglio, proprio perché non solo a Parma, ma abbiamo richieste anche da molte altre di tutta l'Italia, e questo veramente ci riempie di orgoglio, perché significa che quello che stiamo facendo è un qualche cosa che è visto con simpatia. Presidente, dal punto di vista sportivo questa vittoria sull'Alto Vicentino vi sta spianando la strada, è così oppure no? Questa vittoria mi ha fatto guarire dall'influenza, ero a letto malato e dopo la vittoria mi sono alzato, quindi non ho più residui di questa influenza. Però al di là di questo, io credo che questa vittoria, anche se sofferta, perché effettivamente l'abbiamo un po' sofferta nel secondo tempo, ci mette nelle condizioni ora di essere un po' più sereni, non del tutto tranquilli, ma diciamo che ora possiamo guardare il futuro con molto entusiasmo e anche con molta, come posso dire, serietà, nel senso che siamo a un passo dalla vetta, non l'abbiamo ancora raggiunta, manca l'ultima bombola d'ossigeno per raggiungere l'Everest e noi faremo il possibile per arrivarci. Cosa l'ha colpita di più di questo gruppo? Ma guardi, ai primi di agosto eravamo 3 giocatori in prova, quindi diciamo che il lavoro fatto da Minotti, da Galassi, da Paolo Pizzi, da Giulia Polloni è un lavoro straordinario. E ho detto subito: non voglio giocatori, voglio uomini, e credo che questa squadra sia composta veramente di persone di qualità che un po' ricalcano il mio vecchio Parma che tutti noi ricordiamo, quindi su queste basi sicuramente c'è da costruire un futuro molto importante. Grazie Presidente.